resettare e ripartire. Inguardabile il Pescara visto all'Opera Messina. Sicuramente troppo brutto per essere vero. Come sempre però la risposta al campo, giudice supremo, che servisse tempo lo si sapeva, soprattutto con un allenatore come Zeman, che stila un bilancio delle prime tre partite della sua gestione. Per me la prima era più ordinata, la seconda già peggio, anche se abbiamo vinto la partita, e la terza non si poteva guardare, ma ripeto, non si poteva guardare da tutte e due parti, poi chi fa gol è più bravo e noi non l'abbiamo fatto, almeno ci abbiamo provato, quello è grave. Io mi aspetto che cambia tutto, come atteggiamento, come la voglia di fare. Rientra Rafià, Kraja riparte dalla panchina, tra i convocati anche Pellacani dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso settembre. Soliti dubbi in attacco, Vergani in vantaggio sull'Escano De Sagos, su Colai e Delle Monache, certo di una maglia da titolare, il solo Merola. Crescenzi rimpiazza l'infortunato Cancellotti, lesione al soleo, il terzino salterà i prossimi 2-3 impegni. Fuori Gozzi, ancora ai margini Giabua, l'italo ganese e alle prese con una distorsione alla caviglia. Ne avrà per altri 15-20 giorni. Probabile 11, Plizzari tra i pali, in difesa Crescenzi, Brosco, Besic e Milani. A centrocampo Rafià, Palmiero e Mora, in attacco il tridente Merola, Vergani, De Sogus. Turris priva degli infortunati Ruffo, Ducci e Donini. Corallini lotta per la salvezza in serie utile da 4 partite, 2 successi e altrettanti pareggi. In questo lasso di tempo solo una rete incassata. In trasferta con Gaetano Fontana, entrato a David Di Michele, 3 pareggi e 2 KO, soprattutto 0 gol all'attivo. L'ultimo segnato fuori casa risale alla sfida di Francavilla Fontana dello scorso 23 dicembre, sconfitta per 3-1, ultima gara di David Di Michele. Lontano dal Liguori, la Turris non vince dal 27 novembre, 1-0 Messina. In precedenza altri 3 blitz con Padalino in panchina contro Juve Stabia, Picerno e Monterosi. 2 gli ex Paolo Frascatore, soprattutto Pippo Riccardo Maniero, 133 presenze e 43 gol con la maglia del Delfino nella strabiliante stagione 2011-2012, titolare in precampionato e poi vice di Ciro Immobile, capocannoniere con 28 gol. Mai banale Zeman, che con affetto ne parla così. Pippo era il mio giocatore, magari è troppo allegro per fare le cose sul serio, però come giocatore non ho mai discusso. Sono contento che a quest'età ancora gioca, è importante per la squadra perché qualche gol ha fatto. Dunque Turris a caccia di punti salvezza, Fontana che la scorsa stagione alla guida dell'Imolese impose il pari all'Adriatico, il Pescara di Zauri, storia dell'ultima giornata, dovrebbe optare per il 3-5-2. Fasolino tre pali, in difesa Boccia, Di Nunzio e Miceli, sulle fasce Ercolano e Contessa, Play Franco, mezzali a quadro e Zampa, non al top Leonetti e Giannone, in attacco dovrebbero giocare Guida e appunto Pippo Riccardo Maniero, ma attenzione al terzo incomodo, lo che si candida per una maglia. Nelle parole del tecnico Gaetano Fontana, tutta l'ammirazione per Zdenek Zeman. Il primo insieme a Sacchi a dare uno scossone al vero cambiamento del calcio italiano. Per me è un'icona da seguire, da ammirare, da venerare. Vi racconto questo piccolo aneddoto perché è successo poco tempo fa, proprio in occasione delle panchine d'oro. Ero seduto tra Silvio Baldini e Zeman. Non ho avuto il coraggio di rivolgere la parola, di parlargli, perché per me non voglio risultare blasfemo, ma è un santo del calcio, perché veramente ha portato innovazione, ha portato metodologia, ha portato mentalità ed è andato avanti con la forza dei suoi valori, che per me è fondamentale, combattendo contro tutti, anche con il rischio di vincere meno titoli o meno campionati, ma ha portato avanti la sua vera identità. E noi allenatori dobbiamo essere grati a questo personaggio perché ci ha aperto una strada, ci ha illuminato su quello che erano le nuove tematiche che avrebbero caratterizzato e che stanno caratterizzando il calcio di oggi.